Il parapan, o paracadute da pendio, è una disciplina relativamente recente. Sostanzialmente si tratta di lasciarsi andare per il pendio di una montagna con un paracadute sulle spalle, finché l'aumento della velocità non consente il decollo dalla superficie nevosa ed il volo pilotato fino al punto prescelto per l'atterraggio. Il parapente ha trovato la sua migliore utilizzazione come mezzo di spostamento rapido per unire due itinerari di una scalata, minimizzando i tempi di discesa dalla sommità. I nuovi sprinter delle montagne, come Boivin, Profi e Escoffier, guardati di malocchio dai puristi per il loro abuso dei mezzi tecnici come gli elicotteri al fine di guadagnare tempo, hanno iniziato ad utilizzare questo arnese per i loro spostamenti e gradatamente il parapente sta iniziando a detronizzare il deltaplano come mezzo di spostamento tra le vette. Tuttavia, Jean-Marc Boivin, nel suo esploit delle quattro pareti del bianco scalate in 24 ore, si è trovato in difficoltà al momento di scendere dalla Guy Vert, quando per più di due ore un forte vento trasversale gli ha impedito il decollo, e ha perciò deciso di utilizzare il deltaplano in tutte e tre le successive discese. Un piccolo smacco per il parapente. Per imparare i trucchi e i segreti del parapente, siamo andati a trovare Xavier Ramond, uno dei maestri di questa specialità. Eccoci qua nella valle di Saint-Gervais, vedremo per Jonathan delle immagini che probabilmente mai in Italia sono state presentate. Questo è il parapound, un attrezzo a metà strada tra il paracadute e il deltaplano, che per primi hanno scoperto i più forti alpinisti del mondo. Una volta che salivano in cima alla montagna, provavano poi a recuperare il tempo buttandosi davvero nel vuoto. Vediamo come nasce questa idea e vediamo soprattutto come è costruito questo mezzo. Questa parte viene definita cassone. La struttura corrisponde ai tubi presenti sui deltaplani, però non comporta parti rigide ed è dunque molto leggera. La forma dell'ala è mantenuta dalla pressione dell'aria che penetra nei cassoni. E queste? Questi sono i tiranti. Ce ne sono davanti, dietro e sui fianchi dell'ala. Ecco, abbiamo avuto la prima notizia di come funziona, di che cos'è il parapound. Guardiamo come, perché è molto più importante la fase che vedremo adesso, come rimane attaccato a un uomo. Questa è un'imbragatura. Xavier. Questo invece è un sellino per volare seduti ed è molto comodo per i voli lunghi. 2 cinghie attorno alle cosce, una per ogni parte. E questi sono i comandi. Vanno tenuti in mano, non devi mai lasciarli andare. È molto importante. Questo gruppo di tiranti, invece, devi lasciarli andare non appena la vela ti si alza sopra la testa.
quale uccidere la gente. Una volta in volo devi manovrare esclusivamente con i comandi. Dall'altra parte la stessa cosa. Dammi la tua mano. Ecco il comando destro, ok? Il gruppo di tiranti. L'importante per il decollo è il vento frontale, è la regola d'oro. Si decolla sempre con il vento frontale. Quando sentirai il vento farai questo movimento con le braccia. Dovrai portare la vela sopra la tua testa. Quando sarà sopra di te, lascia andare i tiranti e manovra solo con i comandi, dolcemente, senza colpi violenti. Pilotala guardandola. Adesso proveremo solo a gonfiare la vela. Dopo queste spiegazioni, anche Ambrogio Fogar ha voluto sperimentare il parapente come gli altri allievi di Xavier. Dopo vari tentativi è riuscito a decollare. Buono il volo, non altrettanto l'atterraggio. Solo qualche anno fa questo mezzo sarebbe risultato impensabile, ma l'evoluzione tecnica del paracadute ha permesso il raggiungimento di risultati impressionanti. Innanzitutto viene utilizzato un paracadute rettangolare, una sorta di aquilone dotato di una manovrabilità eccezionale e che in presenza di un'adeguata velocità iniziale è in grado di compiere tragitti considerevoli. Inoltre l'atterraggio è quasi sempre dolce, in pratica, garantiscono gli esperti, poco più difficile che scendere in ascensore. L'epoca del rischio sembra essere definitivamente tramontata. Per quanto riguarda gli alpinisti, c'è ancora indecisione tra questo mezzo e il deltaplano. A favore di quest'ultimo, si può dire che necessita di minore assistenza per il decollo. In una parola, è possibile cavarsela anche da soli, mentre invece con il parapente è quasi indispensabile ricorrere ad un aiuto. Il vantaggio che hanno entrambi i mezzi, rispetto all'elicottero, è di mantenere la performance sportiva entro i termini della purezza. È interessante notare che non vi sono praticamente differenze tra il parapente e il paracadute utilizzato per gettarsi in caduta libera da un aereo, grazie all'estrema versatilità del meccanismo utilizzato. Un'ultima considerazione. Come mezzo di discesa, il parapente è più affidabile anche del mezzo di locomozione più banale, i piedi. Non si rischiano né valanghe né storte, ma soprattutto si esorcizza il rischio della noia di un lungo ritorno sui propri passi.